Pezzolli! Allora, mi è venuta l'idea di fare questo video questa notte, mentre cercavo di prendere sonno e non riuscivo a prendere sonno, e poi vi spiegherò perché. Ho pensato di stilare una lista, ma di 5 cose, quindi una cortissima lista, ce ne sarebbero mille altre, ma nel senso, poi comincerei ad essere una persona assolutamente noiosa e rompiballe, perché a me danno fastidio davvero molte cose, e però queste 5 cose secondo me sono universalmente fastidiose, ovvero chiunque a mio parere odia le cose che andrò a dire, eppure sono cose alla quale non pensi subito. Cioè, se qualcuno dovesse chiedere qual è la cosa che odi di più, cioè non ti viene subito da pensare ad una di queste 5 cose, eppure ripeto, secondo me sono cose che universalmente tutti odiamo. E comincerei con la prima, che è proprio quella che non mi faceva prendere sonno questa notte, ovvero quando ti fischi al naso. Io non so se avete presente, ma immagino proprio di sì, quelle volte in cui chissà per quale cazzo di casualità ti fischi al naso e tu non capisci perché. Cioè, tu sei lì nel silenzio più tombale della notte e senti ad ogni cazzo di respiro che fai. Cioè, è una cosa super fastidiosa, anche perché non so voi, ma io non riesco a dormire se ci sono dei suoni di andamento costante, tipo le lancette dell'orologio. Io non ho un orologio analogico in camera perché le lancette mi danno profondamente fastidio, perché il tic e il tac sono assolutamente scanditi da un tempo ben preciso, quindi io so quando arriva il tic, quando arriva il tac, minchia, non riesco a dormire. Cioè, mi ci fisso involontariamente, chiaramente, se no non lo farei, mi ci fisso e lì non riesco a dormire, non ce la faccio. E il fischio del naso è un po' la stessa cosa, cioè tu respiri con un tempo semi uguale, quindi cioè, mio Dio, super odioso. E quindi, cioè, che cosa fai? Cominci a infilarti dita sopra il naso nel tentativo di togliere, e che cazzo ne so, ogni singola caccola andare su nel dito, arrivare fino al cervello per poter togliere qualsiasi cosa. Ma ti rendi conto che non è di caccole nel naso? Quindi a cosa cazzo è dovuto sto fischio? Allora comincia a fare, poi prendi il fazzoletto, soffi, non cambia assolutamente un cazzo. Qualcuno mi spieghi per quale motivo fisicamente avviene il fischio del naso? È una cosa super odiosa, e secondo me per chiunque è odioso, anche sentirlo agli altri. Cioè, mi viene da dire, madonna mia, scaccolati, fa qualcosa. Però giustamente ogni tanto c'è così e non si può fare nulla, mi dà profondamente fastidio. Seconda cosa: dopo finalmente esserti addormentato, dormi tutta la notte, ti svegli al mattino e, voglio dire, in questi giorni c'è parecchio freddo, no? Nel sud Italia si sono toccate punte di meno 8, meno 10 gradi con neve assurda. Nel nord Italia sì, da qualche parte ha nevicato, qui a Genova no, io amo la neve, amo il freddo, invece no, la minima temperatura l'abbiamo raggiunta ieri con 1 grado. E quindi, cioè, ti svegli che voglio dire, sei bello accaldato, nel senso, stai bene perché sei sotto le coperte, quindi stai da Dio. Già ti togli le coperte, la tua pelle comincia un attimo a fare questo tipo di lavoro qui, e brividi in ogni dove perché cominci ad aver freddo. Ti alzi dal letto, ancora peggio, perché comunque la stanza è inevitabilmente più fredda rispetto alla temperatura a cui eri abituato stando sotto il piumone, insomma. Apri la porta della camera ed esci dalla camera per avviarti in bagno e il gelo comincia a prendere possesso di ogni fibra del tuo essere. Entri in bagno e qual è la seconda cosa, una delle cose più odiose al mondo? Trovare la finestra del bagno aperta. Cioè, tu la mattina ti svegli che devi fare una pisciata di quelle epiche, entri in bagno, finestra aperta. Uno, io non me lo trovo più, nel senso che ho talmente freddo che ogni cosa si è ritirata e quindi non me lo trovo più, ma vabbè, quello è meno, perché io la mattina mi siedo sempre per pisciare perché non ho molta cognizione dello spazio, quindi comincio un po' a vacillare, insomma, perciò mi siedo per evitare direzioni non corrette, ecco. Perciò mi siedo, quindi che ci sia o che non ci sia, amen, da qualche parte uscirà pure. Il problema è che uno, ti devi sedere nella tavoletta ed è di un fredda che davvero, cioè,
pensi che ti si attaccano le cosce e poi ad alzarti sei praticamente amputato. E poi non so voi, ma dal freddo che fa io piscio stalattiti, cioè davvero, ho talmente tanto freddo che penso che mi escano stalattiti dal pisellino. E questo è una delle cose assolutamente più odiose, infatti mi incazzo sempre con i miei e dico chiudete quella cazzo di finestra, ma giustamente magari uno dice mica sono andato a cagare prima, cosa faccio? Tengo la finestra chiusa perché so che tu fra 5 minuti ti svegli, no, è una situazione effettivamente assurda. Fatto sta che è così, insomma, anche perché poi la mattina noi, ma penso chiunque, ha l'abitudine di aprire un po' le finestre per far passare un po' d'aria, no? E quindi c'è, hai quell'ora in cui la casa è assolutamente gelida e tu sei, niente, fermo in un angolo così come se ti avessero picchiato a morte. In realtà no, è solo profondamente freddo, non so come riscaldarti in attesa che finisca in fretta quell'ora lì, insomma. E questa è, secondo me, un'altra delle cose più odiose al mondo. 3. Una cosa assolutamente stupida, ma che a me succede costantemente e mi fa profondamente innervosire, non so perché, perché poi uno dice vabbè lo scarti e ne pigli un altro, ma a me fa profondamente innervosire quando prendo uno stuzzicadenti, comincio a metterlo in bocca e mi si spezza. E puntualmente io ho beccato lo stuzzicadenti, quello mollo. Sapete che c'è sempre lo stuzzicadenti fallato, quello mollo, cioè alla minima pressione, boom, si spezza. E io becco sempre perennemente quello. Ma cosa succede? Magari nel pomeriggio mi mangio qualcosa e poi, se sono a casa, chiaramente se sono fuori non è che mi metto con lo stuzzicadenti, quindi se sono a casa poi mi metto magari nel divano o finisco di fare quello che devo fare, perciò mi alzo apposta per andarmi a prendere uno stuzzicadenti, ritorno dove ero e comincio a stuzzichettarmi, non lo so, un termine che ho inventato assolutamente adesso, è assolutamente orribile, ma va bene, ce la possiamo andare bene, a stuzzichettarmi la bocca e si spezza lo stuzzicadenti. Questo cosa vuol dire? Che devo interrompere ciò che sto facendo, rialzarmi per andare a prendere un altro. È assolutamente una cazzata, siamo d'accordo, ma mi fa profondamente nervosire, ma per quale cazzo di motivo io devo sempre, ma vi giuro, sempre beccare quello fallato. Quarta cosa, e qui tutti lo facciamo e sembriamo anche dei gran coglioni nel farlo, perché voglio dire, basta pensarci razionalmente, uno dice ma che cazzo fai? Quelle volte in cui hai una fame della malora, apri il frigo nel tentativo di cercare e trovare qualche cosa, ma non c'è assolutamente un cazzo. Quindi cominci a pensare, madonna mia se avessi fatto la spesa, madonna se avessi quello, madonna se avessi quell'altro, madonna uscirei, ma non ho voglia di uscire, poi figurati, cioè, per una voglia così uscire, forse allora è meglio tenersi. Cioè, cominci a farti di tutti questi pensieri, chiudi il frigo perché sai che non c'è niente, ma no, tu non sei contento di quello. Qualcosa come 2 minuti dopo, in cui hai girato tutta la casa nel tentativo di trovare qualcosa e non l'hai trovato, cosa fai? Vai di nuovo verso il frigo, riapri il frigo nel tentativo che magicamente sia comparso qualcosa, cioè chiunque lo fa, chiunque lo fa. E la seconda volta in cui apri il frigo e ti rendi conto che nulla è cambiato e non trovi di nuovo nulla, lì subentra cioè sei demoralizzato al massimo perché dici va bene, basta, non c'è un cazzo e io non mangerò assolutamente nulla. Chiunque lo faccia, non venitemi a dire che non è mai capitato, a qualcuno di voi non è mai capitato, perché non ci credo assolutamente. E quindi pensandoci razionalmente uno dice ma sei scemo, cioè non c'era prima, non è che magicamente appare qualcosa, però uno magari lo apre pensando che qualcosa è sfuggito alla sua vista e quindi boh, in realtà c'è qualcosa, vabbè, insomma io non so quale psicologia strana poi subentra in quel tipo di situazioni, ma è così, a me è successo di aprirlo qualcosa come 2 o 3 volte e ovviamente non cambiava niente, quindi mi tenevo le voglie. Quinta e ultima cosa, allora io chiedo un attimo di raccoglimento. Mi rivolgo a tutti gli uomini ed è una cosa assolutamente seria questa e particolarmente fastidiosa. Quelle volte in cui siete in giro e state camminando e vi rendete conto che qualche cosa non va. Provate a razionalizzare e capite che probabilmente avete un buco nelle mutande. Ovviamente non lo sapevate perché sennò quelle mutande non ve le sareste messe. Avete un buco nelle mutande esattamente nella zona coglionale, diciamo, proprio nella sacca scrotale. Quindi cosa succede? Camminando, una delle due palle in qualche modo entra in contatto con questo buco e comincia piano piano a scendere.
tu cammini, cammini, la palla scende, scende, scende sempre di più, fino a che non esce totalmente da questo buco. Ma cosa succede? Tu sei in giro, a quel punto ti dà profondamente fastidio, perciò cerchi in qualche modo con la mano di prendere il pantalone, quindi anche la mutanda, e cercare di tirartelo. Ma ti rendi conto che, chissà per quale legge della fisica, una volta che il coglione è passato dal buco, il buco si restringe. Quindi è bloccato, cioè tu non puoi fare assolutamente un cazzo, che rimane lì. A me è successo ed è una cosa assolutamente fastidiosa, anche perché sei in giro, magari stai facendo qualcosa o magari stai lavorando, non hai, come dire, in quel momento la possibilità di andare in un qualsiasi bagno o di andare in qualche angolo in cui non ti veda nessuno ed aggiustarti, insomma. E quindi devi rimanere con questa cosa ed è assolutamente e profondamente fastidioso. A me è successo una sola volta, che io mi ricordi, ma me la ricordo proprio in maniera vivida, perché era, a parte lievemente doloroso, perché poi cammini e comincia un attimo a essere stretto, cioè ti dà profondamente, profondamente fastidio. Cioè, no, sì, profondamente fastidio, ma ti dà anche quel mini dolorino lì. E cioè, vi prego, ditemi che non è successo solo a me, ma che a qualcuno di voi è successo, perché è una cosa assolutamente orribile. È una delle cose più orribili, perché ti rendi davvero conto che non puoi fare niente, cioè ti devi tenere questo fastidio. Non è neanche così educato andare in giro e continuare a toccarti nel tentativo di risolvere la situazione, cioè non è proprio cosa da farsi in pubblico. Finché hai 10 anni uno non ci fa caso, ma quando ne hai 20, 25, cioè sembri davvero tipo un pervertito che va in giro e continua a toccarti così, non è proprio cosa da farsi, insomma. E a me è successo e vi prego ditemi sotto fra i commenti se è successo anche a voi, perché è una cosa al limite dello straziante, cioè ti trovi davvero in quelle situazioni in cui poi cominci a camminare come un cretino, tipo robot nel tentativo di fare la falcata più corta possibile per cercare che, insomma, la situazione ti dia il meno fastidio possibile, ed è molto molto fastidioso. Queste sono le 5 cose che mi sono venute in mente, ma ripeto, secondo me universalmente danno fastidio, però chiaramente se uno ti dice qual è la cosa che più odia al mondo, cioè non ti vengono in mente una di queste 5 cose, però realmente sono cose che danno profondamente fastidio, cioè ovviamente si sta, voglio dire, scherzando, cioè non sono queste le cose che danno fastidio al mondo, ecco, però contribuiscono particolarmente a farlo, insomma. Fatemi sapere tra i commenti quali sono invece le vostre 5 cose più fastidiose al mondo, e perché sicuramente io ne troverò altre, e me le scriverò e magari ci farò un secondo video, non lo so, vedremo, insomma. Fatemi sapere la vostra opinione. Sì, si parla di cose frivole, chiaramente, cioè non stiamo a parlare tipo la cosa più fastidiosa è la malattia, cioè siamo assolutamente d'accordo su questo, cioè questo è un video fatto su YouTube per intrattenere, quindi non prendete chiaramente seriamente ciò che dico, cioè mi sembrerebbe davvero assurdo, no? Mi pare chiaro, ecco. E quindi fatemi sapere quali sono le cose frivole che più vi danno fastidio. Basta, vi bacio, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao pezzoli!